Ad un nuovo incontro con i Life Science Excellence Talk. Siamo qui con Daniela Kusterman di Alcon, che ha ricevuto la certificazione di eccellenza nella categoria Best Innovative Device Technology of the Year ai Life Science Excellence Award 2021 per un innovativo progetto che tratta di una lente intraoculare per la correzione della presbiopia. Entro subito nel vivo e le chiedo di raccontarci il vostro progetto. Buongiorno, grazie per l'invito e sono felice di raccontarvi questa nuova innovazione di Alcon. Alcon è un'azienda che da più di 70 anni opera nel settore dell'oculistica e quindi dell'oftalmologia ed è molto impegnata nella ricerca e nello sviluppo di nuove soluzioni, soprattutto nell'ambito della cataratta. Nell'ambito ovviamente di più patologie all'interno dell'oftalmica, ma in particolar modo nella cataratta, nella chirurgia della cataratta. Negli ultimi anni si è particolarmente impegnata nella ricerca di soluzioni nella correzione della presbiopia contestualmente all'intervento di cataratta. La presbiopia è una patologia che subentra con l'età e che fa parte del nostro normale processo di invecchiamento. A partire quindi dai 40-45 anni, il cristallino, che è la lente naturale che abbiamo all'interno dell'occhio e che permette a tutti quanti noi di vedere bene a tutte le distanze in modo chiaro e nitido, tende a perdere le sue normali funzioni e quindi a perdere la capacità, la sua elasticità e quindi a perdere la capacità di mettere a fuoco gli oggetti, non consentendoci più di vedere da vicino. È una patologia che è molto diffusa in Italia, considerate che circa 28 milioni di persone sono affette da questa patologia. Ad oggi le possibilità di trattare la presbiopia sono essenzialmente tre: attraverso gli occhiali, attraverso le lenti a contatto oppure attraverso l'intervento chirurgico. Le possibilità che ci sono oggi all'interno nell'ambito dell'intervento chirurgico sono delle particolari lenti intraoculari che vengono utilizzate in sostituzione del cristallino naturale, che viene quindi rimosso e sostituito con queste nuove lenti intraoculari artificiali. Qual è il problema fino a questo momento? Che tutte le lenti oggi disponibili sono dotate di una tecnologia essenzialmente chiamata diffrattiva, che splitta la luce su più punti focali. Qual è il problema di queste delle lenti fino ad oggi disponibili? Che permettono ovviamente di tornare a vedere, quindi una visione a tutte quante le distanze, ma hanno al tempo stesso dei compromessi. Compromessi che sono ad esempio soprattutto legati ad una non perfetta qualità della visione a volte sul distante, da parte del chirurgo, soprattutto ad una selezione molto accurata del paziente, perché soprattutto pazienti che hanno delle patologie pregresse non sono elegibili per questa tipologia di lenti, e soprattutto in ultimo possono essere spesso associate a disturbi visivi come aloni, glare, abbagliamenti, soprattutto nelle ore notturne. Partendo da questo presupposto, Alcon ha voluto dunque sviluppare una lente con una tecnologia completamente nuova ed innovativa chiamata X-Wave, che potesse proprio permettere al paziente di tornare a vedere, quindi di tornare ad avere una visione chiara e nitida a tutte quante le distanze, ma senza i compromessi che fino a questo momento sono associati a tutte le altre lenti di commercio. Quindi è nata dunque questa lente intraoculare ad alta tecnologia, caratterizzata da questa tecnologia X-Wave, che praticamente grazie a questa tecnologia modula la luce che passa attraverso la lente, creando un campo di visione esteso e continuo che permette dunque al paziente di vedere a tutte le distanze, partendo da lontano all'intermedio fino ad arrivare anche ad un vicino funzionale.
E la grande caratteristica qual è? Che permette, come ho detto prima, di vedere molto bene a tutte le distanze, ma soprattutto utilizzando il 100% della luce a disposizione, permette anche una visione ottimale, quindi un'ottima qualità, sensibilità al contrasto sul lontano e soprattutto riducendo al minimo tutti i difetti visivi che si potrebbero avere durante le ore notturne. Qual è il grande vantaggio quindi di avere una tecnologia di questo tipo? Che se prima bisognava fare una selezione molto accurata dei pazienti e quindi non tutti i pazienti erano elegibili per trattare la presbiopia e quindi per l'impianto di una lente per la correzione della presbiopia, oggi grazie alla lente da noi sviluppata è possibile invece dare questa possibilità ad un numero molto più ampio di pazienti. Quindi anche quelli che in alcuni casi hanno delle patologie pregresse che prima non gli permettevano appunto di optare per questa soluzione. Sì, in parte ha anticipato la domanda che le volevo fare, cioè a dire quali sono proprio i risultati che avete raggiunto. E quindi le chiedo anche, secondo lei che cosa c'è ancora da fare in questo ambito? Allora, per quanto riguarda i risultati, come dicevo prima, siamo riusciti a sviluppare una lente che potesse ridurre al minimo i compromessi normalmente associati a questa tipologia di soluzioni. Però qual è l'altro grande risultato che abbiamo raggiunto? Tanti pazienti possono oggi usufruire di questa tecnologia e soprattutto tornare quindi a vedere bene. Di cose da fare ce ne sono ancora molte. Ovviamente la tecnologia può sempre progredire e sono sicura che Alcon, grazie alla sua ricerca e sviluppo, troverà anche delle soluzioni ancora più innovative di quelle che abbiamo oggi. Ma l'altro grande passo da fare in questo momento è una grande sensibilizzazione. Quello che c'è da sapere è che molto spesso pazienti non sanno che c'è a disposizione questa possibilità e quindi non sempre richiedono anche al chirurgo di poter risolvere la presbiopia contestualmente all'intervento di cataratta. Quindi una delle più grandi cose da fare in questo momento è lavorare sulla sensibilizzazione dei pazienti, rendendoli consapevoli delle tecnologie oggi disponibili e soprattutto lavorare anche sul chirurgo, perché un'altra cosa molto importante e che è uno dei principi di Alcon è sostenere il chirurgo nel suo percorso formativo, quindi sostenere i chirurghi e supportarli nell'adozione di queste nuove tecnologie fornendo loro tutto quello che è possibile fare a livello di education, a livello di preparazione, a livello anche di supporto ad esempio in sala operatoria durante l'intervento, quindi in modo tale da affiancarli nel percorso e nell'adozione di queste nuove tecnologie, rendendo quindi fruibile questa nuova tecnologia quante più persone possibili. Quali sono, secondo lei, i bisogni insoddisfatti invece di quest'area terapeutica? Come abbiamo detto prima, uno dei più grandi bisogni allo stato attuale è stato soddisfatto, quindi ridurre al minimo i compromessi e permettere l'utilizzo di questa tecnologia a quante più persone possibili. E il passo successivo che c'è da fare, quindi quello che bisogna assolutamente stimolare, è l'awareness, quindi soprattutto lavorare su pazienti e su chirurghi per ampliare la conoscenza all'interno di questo ambito. E perché è un bisogno ancora non soddisfatto? Perché purtroppo da questo punto di vista soprattutto si fa tantissimo in tanti altri settori della medicina, ma nell'oculistica è ancora molto basso il livello di awareness dei pazienti. Quindi la prima cosa è veramente informare il paziente, sostenere il chirurgo e continuare quindi ad essere presenti su entrambi i fronti per diffondere quanto più possibile queste nuove tecnologie. Bene, io la ringrazio molto per il suo contributo. Noi siamo arrivati alla fine del nostro incontro. La invito a presentare i suoi progetti anche per l'edizione del prossimo anno dei Life Science Excellence Award. Ringrazio anche tutti coloro che ci hanno seguito e a cui do appuntamento ad un nuovo incontro con i Life Science Excellence Talk.